E bentornati in un nuovo episodio dedicato a Elden Ring e muoviamo i primi passi a Liurnia. E troviamo subito una grazia. Non abbiamo da fare nulla, livello non lo possiamo fare. Ok. Prima di parlare con questa tizia. Cavalluccio. E iniziamo l'esplorazione. Prendiamo il cavallo e scendiamo. Altri lupi. Stiamo praticamente tornando indietro. Questa è la seconda strada per bypassare il castello praticamente. Se uno vuole fare il castello, arriva qua. Ok. Ritorniamo alla grazia. E parliamo con la tizia. Hello? Is someone there? My name is Hayata. Yetta. And I'm journeying in search of the distant Alla ricerca della light. luce If I might be so distante. bold as to ask, would you donate any Shibrari grapes in your possession to me? Ne ho. My eyesight has Uova. been weak since Uva. birth, you see. Purtroppo. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, Uno di quei frutti ha aperto un remoto bagliore nel vuoto dei miei occhi. It will lead me Condurrà to il my ruolo true di duty vergine delle as dita, a finger maiden. come è scritto nel mio destino. Allora, questa Ietta cerca l'uva di Shabri. Io intanto segno sempre sul mio bel block notice. Consegniamo l'uva. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Grazie. You are most kind. May the blessing. Che spettacolo. Allora. Troppo bello. Proseguiamo. Qui non c'è nulla. Qui abbiamo la chiesa. Chiesa di Hirith. Lacrima sacra. Ok, tu che mi dici? You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not,
Ah, no, ma ho studiato le stregonerie e scintille per far cadere. Cambio la veste donazione e ti metterò parte delle mie conoscenze. Dove mi dici runa? Ops. None of them are particularly great. Fanno tutte brodo. Uno, due e tre. Parliamo. Kind soul, for learning my paltry sorceries. I never imagined that a bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Apologies, I'm afraid my meager sorceries are much more generous. Certo, posso dirti quel che so su questo luogo, nella speranza di esserti d'aiuto. Notato la struttura a nord, quella che spetta sulle acque, si tratta dell'Accademia di Raya Lucaria, dove studiamo le stregonerie scintipietre. Tuttavia, i suoi battenti sono chiusi da lungo tempo, dopo aver dichiarato la sua neutralità nella disgregazione. L'Accademia intanto cantò i sigilli di sole la porta est, verso la capitale, e la porta sud, che conduce qui. I sigilli sono ancora attivi, making entry to the academy impossible without a glintstone key, and so I'm stuck here, a fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out, and now I'm uprooted from my place of learning. Quindi serve una chiave per entrare? Riguardo alla chiave, you can't find yourself a glintstone key without one. Per attraversare l'Accademia, raggiungere la capitale dell'albero madre. In realtà, sapendo che io non manco di pazienza, sei da chiederla a me, quindi vuoi una seconda chiave scintipietra? Sono una pietra grezza, lo so, non possiedo talento per la stregoneria. Ma still, my place is at the Academy. Dobbiamo consegnargli una chiave. Un attimo. Proseguiamo. Procurate una chiave di scintipietra. Al suo modo per attraversare l'Accademia. Ok, riguardo a Selen, che hai da dirmi riguardo a Selen? Sì, esatto. Stata espulsa, come mai? Per aver commesso atti indicibili contro alcuni maghi sotto l'identità della strega di pietra. Ma io non credo a quell'accusa. L'illustre Selle non avrebbe mai commesso peccati simili. Va bene. Quindi se trovo qualche cosa, la seconda chiave te la porto. Allora, qui è la mappa. Quindi direi di andare dritti per la mappa e poi tornare indietro ed esplorare. Non ha senso che esplori tutto quanto senza aver chiaro quello che sto a fare. Pergamena dell'Accademia. Vabbè, dai, allora, andiamo dritti. Cerca della mappa. E poi esploriamo.
questi sono più cazzuti questi rispetto a quelli di Sepolcrita. Ricettario dell'artigiano scintipietra. Ok, proseguiamo. Grazie, e in più abbiamo un mercante subito. Vediamo un po'. Amico mio. Surprised you found me. No matter, no matter. No, guarda quanto degli altri. Don't ask me. Acquista. Allora, questo l'ho già acquistato. Ne due non mi servono. Ricettario. Ok. Il resto non mi serve. Massimo da vendere. Vediamo se abbiamo qualcosa da vendere. No, da vendere non abbiamo nulla. Ok. Lì. Sbagliato. Ok, mappa est. Ok. Direi che possiamo esplorare adesso. Allora, partiamo dal mercante. E non posso salire più. Anche perché qui c'è poco da esplorare, secondo me. È stata obbligatoria. Non ci sono svincoli o roba del genere. Non c'è nulla. Lì. C'è soltanto la parte sopra di qua. Da una parte e dall'altra. Allora, facciamo da qui prima. Abbiamo il cimitero. Poi qui abbiamo questa qui, ma non mi permette di salire là. Però ci saliamo dall'altro lato, ci saliamo lo stesso. Ok, la chiesa l'abbiamo visitata. Vediamo un po' cosa abbiamo da qui.
Bastardo. Seria. Malissimo. I primi mob sono così. La vedo brutta, Raya Lucario. Ah, ok, quella è sulla strada principale. E possiamo scendere quindi. Visitata, accampamento visitato pure. Ok, qua dentro non c'è nulla. E direi, allora sopra c'è una galera, questa qui sicuro, perché ci sono quei specie di vermi che sono sempre presenti dove c'è la galera. E potrei visitare questa zona qui. Perché da qui non si sale. Per salire qua sopra devo recarmi qui. Poi fare tutto questo a salire. Per cui direi di iniziare. Allora, qui e qui. Elimina questo. Qua mi segna 2, il punto 1 dov'è? Qui, dietro di me il punto 1. Ah. E allora qui lago. Iniziamo dalla costa per poi entrare nel laghetto vero e proprio. Ok. Zoom.
per favore, per capire cosa sto facendo. Ok. Più che cosa sto facendo, dove sono. C'è un po' di parkour da sopra, laggiù. Qui saliamo direttamente sopra. Ok. Però attualmente salire sopra non mi interessa. Preferisco viaggiare a terra. Ok, fino a qua va bene, torniamo indietro adesso. E noi abbiamo visitato questa zona qui, tutta quanta. Dobbiamo visitare questa invece. A livello lago, diciamo. Veleno, un nome non tanto amichevole, mi verrebbe da dire. Grotta. Caverna di acqua cheta. Proviamo ad avventurarci così. Non mi piacciono i fiori. Bastardo. Aia. Ventaglio
inventario e curiamoci. Dallo da dentro. Ok, qui non c'è nulla. Possiamo tornare indietro. Proviamoci. Ecco, alla fine della grotta non ci arrivo, secondo me. Questa sensazione. Allora, vediamo. Ah, così proprio? Mazza, è tutta così sta grotta, sono rovinato. Via, 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 via. Scusa un attimo, posso... no, pochi danni. Male, male. Allora, creazione oggetti. Per forza, cioè non c'è altra spiegazione. Così, via.
Ah, apposta. Peccati tutti quanti. Inventario, usane una. Ok, siamo al boss. Devo capire un attimino le skill di sto tizio. Porca miseria. Emblema spada alata. Equipaggiamento. Emblema spada alata. Questo. Attacchi consecutivi. E io gli attacchi consecutivi li faccio. Teniamoci questo. Allora, io vorrei tornare indietro. Percorrendo la galleria. Per vedere un attimo se ho perso qualcosa nel tragitto. Qui non c'è nulla. Ah, siamo morti già. Ok.
inventario. Usa. E usiamo questa. Allora, scendiamo per di qua. E da qui ci siamo passati, mi sa. Riesco ad ammazzarlo quello. Vabbè, proseguiamo. Palla del mana e via. Cioè che devo farmare un pochettino di risorse per creare ancora di questa. Testa di libellula gigante, ottenibile cacciando libellule giganti. Io da là arrivo, mi parlo. No, ho sbagliato. Porca. Sbagliato tasto. Mi sono perso. Da qua sono arrivato. Quindi andiamo per di qua. E mi sa che la grotta ce la siamo girata tutta comunque. Andi questa. Ampolla. Incrementa il ripristino delle ampolle. Vai. Nuovo livello, ancora niente. Via. Questa grotta ce la siamo girata tutta. E noi arrivavamo da lì. Dobbiamo proseguire per di qua. Noi siamo andati da quel lato, siamo andati. Ok. Io ho un ricordo quando l'ho giocato per la prima volta. E ricordo che ricordo una caverna da ste parti. Però questa caverna non la trovo. Molto probabile che
confondo la zona. E qui spazi per caverne non ce ne sono. Oltre a quella che abbiamo appena fatto, ignoravo l'esistenza. C'è nulla. Va bene. Quindi caverna, niente. Visitiamo il lago. Aprire la mappa, brutto segno. Ok. Dice la grazia. Ok. Pare di capire che in questa zona del lago non c'è nulla. Fermiamoci qua. Sembrerebbe essere una zona tranquilla. E nel prossimo video andiamo ad esplorare la zona fino a questo punto qui. Per cui, detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio.